poco. C'ho un po' di bozzi in testa. Cioè, una ferrovia sulla testa. Io veramente non mi so pettinare. Che bello. Ciao, sono Violetta Rox. Benvenuti nella mia cucina. Un luogo infernale da cui difficilmente i cibi escono vivi. Siete pronti per iniziare questo viaggio negli inferi con me? Sapranno? I miei acerrimi nemici numero uno sono loro, i biscottini francesi più stronzi d'Europa, i macarons. Ebbene sì, mi avete visto fallire milioni e milioni di volte. Mi avete visto provare, provare e provare e fallire, fallire, fallire. E allora io dico basta, basta fallimenti. Adesso è arrivato il momento della rivincita, quella definitiva. Da oggi in poi niente più sconfitte. Volete sapere qual è il mio segreto? L'impasto pronto da cameo. Cosa? Beh, dai, non fate così. A tutto c'è un compromesso. Mi sembra un compromesso accettabile. L'unica cosa che mi sta sulle palle è che c'è un gusto solo, cioccolato. Mentre io i macaron l'ho sempre sognati brutta, tipo. Adesso farò questo tentativo. Dopo tutta questa premessa mi auguro che riuscirò a farli veramente, perché la verità è che non ci ho mai provato. Volevo fare questa cosa in diretta con voi. Vediamo se almeno in questo modo riesco a far venire fuori questi biscottini. Nella confezione abbiamo 220 g di miscela per l'impasto, questo simpatico sacchetto argento, credo. 80 g di miscela per la crema al cioccolato, che sarebbe credo questo sacchettino bianco. Un foglio di carta da forno. Mi sottovaluti così tanto che pensi che io non abbia la carta da forno? Sì. Questi della cameo ci trattano come dei ritardati comunque. Ecco il loro incredibile foglio di carta da forno. Vabbè, l'unica differenza con quelli normali è che non so se potete ammirare il fatto che ci sono dei dischetti prestampati, tipo, proprio per i ritardati come me. Questo è il kit perfetto, guarda, veramente. Voi di vostro ci dovete aggiungere il forno elettrico e ventilato, non preriscaldato, a 150 gradi centigradi, oppure ci dovete aggiungere il forno a gas preriscaldato a 150 gradi centigradi. Chissà che forno avrò io. Due albumi, tra parentesi c'è scritto uova medie 60-65 grammi. Certo, insegnami anche l'alfabeto, eh, cameo. E non farti venire il pepe al culo, va bene? E 100 ml di latte. Io aggiungerò anche un'altra cosa. Invece della loro poracissima carta forno disegnata, io ho una fantastica vera teglia per macarons, che praticamente mi aveva regalato la mia amica Ilaria a Natale. Versare la miscela della busta piccola in un pentolino e aggiungere gradatamente il latte, mescolando con una frusta o cucchiaio di legno. E poi ho notato che ultimamente ci sono certi miei, vogliamo dire, colleghi. Sì, diciamolo. Che mi hanno, come dire, babbato l'idea delle cucine da incubo. Non farò i loro nomi perché comunque non mi pare carino. Scusate, ho un colpo di tosse. Ciao ragazzi, benvenuti a questo secondo tutorial di cucina da cane, perché in sostanza io, come sapete, non sono in grado e quindi faccio tutorial di cucina per i precotti. Comunque io so che voi sapete, miei piccoli orsetti di pelo, che le vere cucine da incubo sono, a parte quelle di Gordon, è chiaro, diffidate dalle imitazioni. Sono stata chiara, trasparente, ha un aspetto, vogliamo dire, di eroico? Sì, diciamolo. Bene, ora dobbiamo metterlo sul fuoco e farlo arrivare ad ebollizione. Sta diventando veramente una cioccolata invitante. Sì, porco. È tenera, eh? Oddio, si sta gonfiando tutto qui. Ci penso io. Mi significa che stai bollendo? Parla di qualcosa! Calma, calma. Allora, c'è scritto di farlo bollire per 10 secondi. Sto contando o no? Fantastico. 1. 10, spegni tutto! Non odora tanto di cioccolata questa cioccolata. È previsto che ci siano dei dinosauri nel suo parco dei dinosauri. Quanto odio quest'uomo. Torniamo di là. Bene, è il momento di prendere un secchiello d'argento, separare il tuorlo dall'albume e metterci un cucchiaio raso di sugar. È palesemente un'operazione molto complicata. Questo è un uovo, non c'è trucco, non c'è inganno. Andiamo a separarlo dall'albume. Che ci devo mettere dentro l'albume o il tuorlo? Due albumi. Cos'è, l'uovo di Colombo? Questo cosa c'entra? Oddio mio, ce l'ho? Non ti azzardare, sai?
bene, arriva il cucchiaio raso. Ma siamo sicuri che sono i tuorli? No. Come? Oh no, c'era scritto al Boomin! Maledizione! Adesso devo buttare tutto! Ma manteniamo la calma. Non ho buttato gli albumi. Vado a versare gli albumi dentro a questo coso. Yeah. A questo punto servono le fruste elettriche e dovete andare a fare... Quindi, sì, din don, le campane tibetane. È successo qualcosa qui? Vabbè, è un pazzozzino, però. Facciamo finta di niente. E ora si monta a neve ferma. Sì. Tiè, guarda che roba. Cioè, non scende, regà, non scende. Guarda che stavolta veramente, non si muove. Ora, nella neve ferma, dovete andare a svuotare l'altra possibilità di impatto. Col frustone dovete amalgamare, c'è scritto delicatamente. Ma è troppo dura, ma non viene così, ma che palle. Neve ferma sto cazzo. Una minchia di principesse. Perché io lo vedo comunque una cifra mollo. Ci penso io. Se si smontano gli albumi è tutto finito. No, allora cerchiamo di capire un'altra cosa. Qui la temperatura di cottura esiste solo per il forno elettrico ventilato e il forno a gas. Io ho un forno elettrico e non è ventilato. Che devo fa? Mo, so cazzi. Noi che abbiamo il forno non ventilato siamo figli di un dio minore. Quanto lo devo riscaldare adesso il forno non ventilato? Quanto? Date una garmata. Va bene, faremo un democratico 130 gradi per mezz'ora. Ma lo preriscaldo o no? Ma secondo voi questa teglia dovrò imburrirla? Ma fa la fine, impara dalla mia mutanda, impara. Allora vai, siamo pronti. Adesso dobbiamo prendere la miscela e nel teglia. Un'operazione molto delicata. Dai col primo, dai col secondo. A mo' di popò. Ecco. Vabbè, questo verrà un po' occhio di bue, dai. Vabbè. Chi è? Capolavoro d'arte contemporanea. E adesso ci penso io. Dentro al forno. No, vabbè, cioè, si sono tutti crepati sopra. Poi sono tutti esplosi. Sono tanto triste. Lasciatemi un commento che mi tira su di morale. Quattro volte è fallita sta cretina.